oggi parleremo di una materia, di un argomento molto, molto interessante, anche se ne avete, avete sentito parlare poco, no? L'argomento è l'acqua, ma è un argomento ovviamente che si inserisce in quel discorso generale, in quel, diciamo, ecologico, ma anche energetico, direi, entro certi termini. E voi sapete che l'acqua rischia di diventare uno dei più grandi business del prossimo futuro, è anche uno dei più grossi problemi che l'umanità dovrà risolvere nel immediato futuro. Ecco quindi che noi di queste questioni dobbiamo parlare, perché poi ci sono dei riscontri diretti, c'è la bolletta dell'acqua, no? Quando arriva a casa e voi dite: ma come, devo pagare l'acqua? L'acqua si paga, e come mai, perché l'acqua è gratuita, è un bene, una proprietà comune, e allora che dobbiamo pagare l'aria, eccetera. Sentite tante volte questi ragionamenti, e bisogna capire perché e che cosa non si paga. È ovvio che l'acqua non si deve pagare, non è acqua in sé, né un bene. Però quando l'acqua, poi ecco, l'ingegner Nadia Moauro, proprio ingegnere della CEA, un ingegnere, un dirigente della CEA, no? Dirigente il bacino sud della provincia di Roma, quindi siamo di fronte a una persona che con l'acqua che beviamo anche fare direttamente, che bevete, perché io bevo l'acqua del Pozzo Artesiano che mi auto elaboro, ma elaborazione, sono un po' simbello. Bene, quindi siamo di fronte a un discorso interessante, e perciò porgete la dovuta attenzione a quanto vi si dice, non vi annoierete, perché stiamo parlando di problemi di tutti i giorni, del problema dei problemi delle famiglie italiane, i vostri problemi. Stiamo parlando anche della vostra alimentazione, di come, del vostro benessere fisico, no? E quindi di cose che in definitiva vi interessano, anche se vi possono sembrare in questo momento un po' lontane. Passo la parola all'ingegnere Moauro. Grazie al preside della presentazione, grazie a voi tutti di essere qui e disponibili ad ascoltare un argomento che io spero di potervi raccontare in una maniera interessante, soprattutto perché, diciamo, l'acqua di per sé è un argomento, come il preside diceva, di ormai, diciamo, molto dibattuto, perché credo non vi sia sfuggito, anche se magari siete ancora giovani e quindi non chiamati a votare, ancora non avete i 18 anni famosi per partecipare alle consultazioni popolari, però nel giugno scorso si è parlato di referendum sull'acqua e quindi un po' di discussioni ci sono state di acqua pubblica o acqua privata e discorsi vari di questo genere. Io non voglio entrare assolutamente in questo argomento specifico, ma vorrei solo provare a illustrarvi che cosa significa e quanto impegno è necessario per poter
consentire che ciascuno di noi nella propria abitazione abbia a disposizione il quantitativo di acqua necessario nella temperatura giusta, nella qualità giusta, che possa usarlo sia per cucinare, per bere, per tutti diciamo, gli utilizzi domestici, e che poi ci sia anche, come diciamo spesso ci sfugge, ma tutti i nostri lavandini, tutti gli usi che noi facciamo, hanno da una parte un rubinetto dalla quale l'acqua viene erogata e dall'altra parte hanno un foro, che è quello dello scarico, nel quale l'acqua va via. Però forse difficilmente facciamo o immaginiamo che cosa succede da quel momento in poi. Allora, io posso provare a raccontarvelo, perché sono, mio nome ormai è il preside della Comunicato, sono Nadia Mauro, sono un ingegnere idraulico e oltretutto da 31 anni addirittura, quindi da proprio un mese dopo essermi laureata, lavoro nell'azienda romana che distribuisce l'acqua nel comune di Roma, ma da alcuni anni anche in tutta la provincia di Roma. L'ACEA, che forse diciamo in qualche maniera conoscete perché per la città di Roma è una società storica, non solo distribuisce l'acqua, ma si occupa ormai di tutto il servizio che diciamo chiamiamo appunto servizio idrico integrato, perché come dicevo, non è sufficiente fare arrivare l'acqua nelle vostre case, ma poi bisogna occuparsi di raccogliere l'acqua che viene utilizzata e di smaltirla correttamente per restituirla all'ambiente. Io ho preparato qui una breve presentazione con alcuni concetti, perché volevamo provare a raccontarvi o a illustrare, rispondere ad una domanda. La domanda che qui vedete nella prima pagina della presentazione è: acqua quanto mi costi? Facciamo però forse un passo indietro e scorriamo la presentazione e arriviamo ad una pagina nella quale, ecco, questa pagina qui, voi vedete rappresentato quello che è il ciclo dell'acqua, nel senso dell'acqua utilizzata per essere, diciamo, diventare un servizio per i cittadini. Da una parte in alto voi vedete quello spruzzetto rappresentato che noi chiamiamo risorsa idrica. Come il preside diceva, la risorsa idrica è un bene pubblico, è un bene quindi a disposizione di tutti, perché fa parte della, diciamo, della natura nella quale noi viviamo, dell'ambiente nel quale noi viviamo, e un concetto basilare è che l'acqua non può per nessun motivo essere privata. Quindi l'acqua è un bene pubblico a prescindere e la natura si occupa di raccoglierla nelle grandi falde sotterranee e in qualche maniera di renderne possibile l'utilizzo anche direttamente per le famiglie, per i cittadini quindi in generale. Per cui voi vedete lì in alto quello spruzzo che è la risorsa idrica e che è l'acqua comunque a disposizione di tutti. Se pensiamo un attimo a quello che era, diciamo, il modo di vivere che voi chiaramente non conoscete, ma che forse anch'io ricordo, quantomeno per averlo visto in varie fotografie, tantissimi anni fa, l'acqua era veramente a disposizione di tutti, nel senso che ciascuno si occupava di andarsela a prelevare alla fonte lì dove era disponibile, se la portava in qualche maniera nella propria abitazione e la utilizzava. Era un uso diretto che purtroppo ancora oggi in molti posti, diciamo in molte aree del mondo, pensiamo semplicemente all'Africa per dirne una, ancora oggi è così, l'acqua è lì a disposizione sicuramente di tutti, ma ciascuno deve farsi carico di andarla a prelevare e per poi poterla utilizzare. Direi che non vi sfugge, non so appunto se sicuramente è capitato a ciascuno di voi di vedere nelle varie immagini che ci vengono fornite anche di questi posti in cui si vive molto peggio che da noi, le immagini di bambini molto piccoli che si recano accanto a un fiume, accanto a un torrente per poter caricarsi un secchio d'acqua e faticosamente portarlo a casa. Se voi ci pensate, per noi tutto questo non esiste. Ma non esiste perché c'è qualcuno che si preoccupa al posto di ciascuno di noi di andare alla fonte, di prelevare l'acqua e di fare in modo che quell'acqua arrivi
tutti i giorni, in qualsiasi momento dell'anno, nella qualità giusta, ai rubinetti delle vostre case. Questo è il lavoro che viene fatto dalle società o direttamente dai comuni che gestiscono il servizio idrico. Sempre in parallelo con quello che succede nei paesi non ancora dotati di servizi adeguati, pensiamo appunto all'Africa ancora una volta, e forse ne avete sentito parlare, è che molto spesso il problema di chi va alla fonte a prelevare il secchio dal fiume si accorge e torna a casa, beve quell'acqua, la usa e spesso si ammala, perché l'acqua che viene prelevata spesso è inquinata. Quindi quella risorsa idrica che noi veniamo lì a monte come uno spruzzetto d'acqua, bisogna fare molta attenzione, perché se quell'acqua non viene protetta adeguatamente e viene quindi inquinata, è difficile o quantomeno è molto più laborioso portarla nella qualità adeguata nelle case di tutti noi. Siccome appunto poi l'acqua va, dopo essere utilizzata negli usi che possiamo immaginare, quelli domestici, ma pensate che l'acqua ovviamente è un bene primario anche per le industrie, perché chiunque deve fare un servizio o costruire dei prodotti ha bisogno di una certa quantità d'acqua, l'acqua che viene usata, se venisse restituita all'ambiente senza essere adeguatamente depurata, sarebbe un'occasione di inquinamento dell'acqua a sua volta. Quindi i fiumi, che voi vedete qui a valle, dove raccolta acque reflue, i fiumi sarebbero a loro volta una causa di inquinamento della risorsa che poi deve essere riutilizzata, perché il ciclo dell'acqua, questo credo non sia necessario spiegarlo, forse vi è già noto, che il ciclo dell'acqua anche naturalmente è un ciclo chiuso, perché l'acqua che evapora si trasforma poi in pioggia, la pioggia arricchisce le falde, quindi le acque che sono raccolte al di sotto della crosta terrestre, nelle falde acquifere di vario tipo, oppure alimenta direttamente i fiumi. Quella stessa acqua può essere utilizzata dai cittadini oppure scorre fino al mare e poi rievapora nuovamente e si ricrea un ciclo continuo. Tenete conto che l'acqua non si produce, non è possibile produrre, non esiste un'industria che produca acqua. L'acqua si può solo prelevare dalla natura, è un ciclo naturale quello dell'acqua. L'uomo deve però avere l'attenzione di evitare che quell'acqua diventi, invece che fonte di vita, fonte di morte, perché l'acqua inquinata, i pesci morti nel Tevere. Non so se vi viene in mente o se mai vi è capitato di sentire un servizio nel quale appunto viene dichiarato che nel Tevere si è avuta una moria di pesci. La moria di pesci significa che in quel fiume per qualche ragione c'è stato uno scarico di sostanze inquinanti che hanno provocato la morte dei pesci. Ecco, questo significa che nel ciclo virtuoso che si deve creare per poter utilizzare al meglio l'acqua, qualcuno non ha fatto il suo dovere e ha determinato un inquinamento così grave da determinare almeno la morte dei pesci nel fiume. Questo è un po' il concetto, per cui mentre è pubblica l'acqua disponibile in natura, tutto quello che serve per poterla rendere disponibile a ciascuno di noi nel modo in cui ciascuno di noi ne ha bisogno, quindi nella quantità e qualità giusta, e poi restituirla all'ambiente in maniera che possa ritornare nel ciclo virtuoso, è quello che fanno le società che distribuiscono acqua. Qui voi vedete uno schema, quali sono le varie fasi delle attività che le società che gestiscono l'acqua, come la CEA, devono seguire per poter assicurare che il ciclo sia integrale. Allora, dalla risorsa disponibile in natura si parla di captazione, perché ovviamente immaginate il fiume o immaginate una sorgente. La sorgente c'è lì e scorre, se nessuno la interrompe, naturalmente lungo i corsi d'acqua che la natura stessa ha di per sé determinato per giungere poi al mare in qualche maniera.
noi dobbiamo prelevarla. La captazione è la fase nella quale dalla natura la risorsa viene prelevata. Se la risorsa è di buona qualità, non è necessario potabilizzarla. Ecco, il concetto di acqua potabile è un concetto importante, perché l'acqua in natura è disponibile comunque. L'acqua potabile è un'acqua particolare. Noi non beviamo qualunque acqua. L'acqua potabile deve avere delle caratteristiche chimiche e batteriologiche particolari per poter essere assunta, utilizzata nella vita quotidiana da tutti noi e quindi determinare per la salute un effetto benefico. Inutile dirsi, forse questo anche è un concetto abbastanza comune che voi avete, che il nostro corpo è fatto per il 70% di acqua. Perché? In quanto è importante quindi che l'acqua anche che assumiamo sia un'acqua che diciamo determina per tutto l'organismo il buon funzionamento di tutte le diciamo gli apparati e i sistemi che ci consentono di vivere. Quindi la potabilizzazione che voi qui vedete significa prendere l'acqua in natura, e se in natura l'acqua in quel punto non ha le caratteristiche specifiche che sono previste da norme, e in questo appunto la salute è protetta, ed è protetta ovviamente da normative di vario genere, l'acqua anch'essa è sottoposta a una norma addirittura europea, perché non basta diciamo quelle previste dallo Stato italiano, ma le norme sull'acqua potabile, come su tanti argomenti, vengono dall'Unione Europea. Quindi la società che gestisce l'acqua e la porta a casa vostra si deve preoccupare costantemente, ma veramente costantemente, di controllare che l'acqua che viene immessa nel sistema acquedottistico sia un'acqua definita potabile, che quindi abbia delle caratteristiche specifiche particolari. Non so se vi è capitato di sentire parlare di arsenico, ora per parlare di un oggetto molto... l'arsenico lo sappiamo, è un veleno tra virgolette, no? Quindi diciamo la storia, quanti episodi abbiamo vissuto sì, nelle varie storie quotidiane raccontate nei libri antichi ma anche più recenti di morti perché avvelenamento da arsenico. Ecco, l'arsenico per esempio è una sostanza che nell'acqua potabile deve essere praticamente inesistente. Recentemente l'Unione Europea ha abbassato ulteriormente la quantità di arsenico che può essere presente nell'acqua. Siccome l'arsenico è un prodotto, è una sostanza che è presente in natura, è un veleno, ma anch'esso, anche i veleni la natura ci offre purtroppo, e quindi anche l'arsenico è presente in natura ed è presente soprattutto nelle zone vulcaniche. Noi Acea in particolare, vi racconto un'esperienza diretta nostra, Acea ha in alcune zone della provincia di Roma che gestiamo per appunto il sistema acquedottistico, ha dovuto far fronte alla necessità nelle zone soprattutto dei castelli romani, che sono zone di origine vulcanica dal punto di vista geologico, alcune fonti che noi utilizzavamo erano con un contenuto di arsenico più alto, leggermente più alto, perché parliamo di quantità massissime, parliamo di microgrammi per litro. Il microgrammo è il millesimo di grammo, quindi sono sostanze, anzi è il milionesimo di grammo, perché il millilitro è il milionesimo di grammo, quindi parliamo di sostanze, diciamo, di quantità bassissime. Siccome la soglia di arsenico che è ammessa nell'acqua potabile è stata abbassata dall'Unione Europea, siamo stati costretti su quelle fonti a costruire degli impianti di potabilizzazione specifici che sono necessari per abbattere quella presenza di arsenico e portarla al livello che diciamo la rende potabile, altrimenti incorreremmo noi come società in un reato che è un reato penale, per il quale quindi la società e i singoli rispondono davanti alla legge, un reato di tra virgolette non rispondenza e non rispetto della salute pubblica. E quindi diciamo immaginate che da un certo anno in poi una delle nostre attività per poter rendere il sistema diciamo adeguato è stata quella di introdurre degli specifici impianti
per la dearsenificazione, si chiama, che è un particolare tipo di potabilizzazione. Quindi, tornando sempre al ciclo dell'acqua, l'attività che noi cominciamo a fare è di prenderla in qualche maniera, prelevarla dalle sorgenti, dai pozzi, diciamo nelle diverse maniere necessarie a seconda di come questa fonte si rende disponibile, trattarla con un impianto di potabilizzazione se necessario. Da quel momento in poi l'acqua attraverso una serie di tubazioni di vario genere passa, diciamo, attraversa la città e giunge alle case di ciascuno di voi. Prima di entrare, tra virgolette, dentro le case, quell'acqua passa attraverso quello che è il contatore idrico. Il contatore idrico è uno strumento che forse avete visto, perché, diciamo, non so se vi è mai capitato, tutte le case a Roma spesso hanno una specie di sportello di metallo. È uno sportello in cui tra l'altro c'è scritto ACEA. Se voi lo aprite, all'interno c'è un apparecchio che è il contatore idrico. L'acqua quindi che ACEA consegna alle famiglie e quindi nei singoli appartamenti passa attraverso il contatore per essere misurata, perché ovviamente è necessario, e poi lo vedremo, diciamo, anche dal punto di vista dell'acqua quanto mi costi, che chi consuma di più paghi ovviamente di più e che quindi l'acqua che viene consegnata debba essere opportunamente misurata. Per cui l'acqua passa attraverso il contatore ed arriva nelle abitazioni, come voi vedete qui abbiamo questa piccola, diciamo, quadratino nel quale abbiamo rappresentato la casa di ciascuno di noi. Viene ovviamente utilizzata attraverso, per tutti gli usi che noi ne facciamo, passa finalmente, diciamo, a un certo punto dopo l'uso, noi non la vediamo più, scompare nel gorghetto che, diciamo, si crea sempre quando noi, diciamo, chiuso il rubinetto aspettiamo che l'acqua passi dal lavandino via. Ecco, da quel momento in poi l'acqua usata, quindi non più potabile, quindi non più restituibile alla natura in maniera diretta, quell'acqua deve essere raccolta per essere depurata. La raccolta, voi non lo vedete, come non vedete tutto quello che c'è sottoterra e che porta l'acqua ai rubinetti, voi non vedete tutto quello che c'è sottoterra e che si chiama sistema fognante, raccoglie le acque usate e le porta a quelli che qui abbiamo definito come impianto di depurazione. Gli impianti di depurazione sono quelli che raccolgono, ai quali, diciamo, pervengono tutte le acque utilizzate nelle nostre case. Le acque utilizzate ovviamente sono arricchite di una serie di sostanze di vario genere che possiamo immaginare tutti quali sono. Devono essere quindi opportunamente trattate prima di essere restituite all'ambiente. Qui noi vediamo due frecce che partono dalla depurazione. Una freccia che è quella che va verso la risorsa e quindi dalla depurazione ritorna direttamente all'ambiente, perché normalmente i depuratori stanno accanto ai fiumi e restituiscono quindi l'acqua che è stata depurata al fiume. Oppure, e questo si sta cercando di fare sempre di più, l'acqua depurata può essere addirittura direttamente riutilizzata non in usi potabili. A questo ancora oggi, almeno in Italia, non siamo arrivati, perché siamo fortunati e siamo ricchi di acqua, ma può essere riutilizzata sia in agricoltura che per l'industria. Quindi, diciamo che io, che ho cominciato 30 anni fa a occuparmi di questo mestiere, posso raccontarvi e dirvi di quanto è complicato, benché non si veda e benché normalmente ci si accorga di tutto quello che una società idrica deve fare solo quando l'acqua non arriva al rubinetto, perché il fatto che arrivi in tutti i giorni dell'anno, in tutte le ore, è una cosa che sembra abbastanza normale. Però quando l'acqua non arriva, noi ci accorgiamo, i cittadini se ne accorgono, perché il nostro centralino reclami, perché voi, insomma, sapete che c'è un certo numero verde, l'800-134 qualcosa del genere, che è un numero verde a cui tutti i cittadini della provincia possono rivolgersi per
segnalare eventuali difficoltà. Ecco, i cittadini se ne accorgono quando l'acqua non arriva, quando c'è qualche problema, e ci chiamano. Allora, io invece che ci vivo dentro da 31 anni, vi posso dire che il lavoro faticoso, pesante, continuo, giornaliero, di assicurare che quell'acqua ci sia sempre dappertutto, che sia della qualità giusta, che sia soddisfacente per tutti e che poi oltretutto raccolta, venga depurata e restituita all'ambiente, è un lavoro complicato e, tra virgolette, ha un costo, perché, tornando al concetto iniziale, l'acqua è pubblica, se noi andiamo alla fonte e col nostro secchietto ce la prendiamo e ce la portiamo a casa. E quello è gratis, nessuno vi chiederà mai di pagare l'acqua prelevata da un fiume qualsiasi o dal Tevere o da una sorgente qualunque. Però se quell'acqua deve avere, diciamo, seguire tutto con questo complicato percorso e quindi mettere in moto un meccanismo di risorse, persone, mezzi, di tutti i generi che ora proverò a farvi vedere, quel servizio, quello che noi chiamiamo servizio, perciò si dice servizio idrico integrato, perché la CEA l'acqua la prende dalla natura e attraverso questa sua organizzazione rende possibile che quell'acqua sia distribuita. E quindi da qui la necessità di dare un costo e quindi corrispondere da parte di chi la utilizza il costo che la società specifica sostiene per rendere possibile e disponibile questa risorsa così preziosa.